Buonasera amici radioascoltatori, bentrovati con Juve Stabia Live, penultima puntata stagionale, quella che presenta praticamente l'ultima gara in programma di questo straordinario campionato della Juve Stabia nel suo ritorno 59 anni dopo in Serie B. Juve Stabia che ha giocato una stagione fantastica, straordinaria, una stagione che è culminata almeno un mese e mezzo fa con una salvezza anticipatissima, con uno sguardo che poteva essere ancora più vigile sulla zona playoff, una squadra che ancora una volta in quel di Cittadella ha dimostrato di essere davvero un grande team, sesta vittoria fuori casa, credo anche questo forse un piccolo record per la storia della Juve Stabia, comunque per quella in Serie B sicuramente. Ci sono stati altri campionati, ci sono state anche forse più vittorie fuori casa, ma erano campionati minori come quelli di Serie D, quelli di Serie C2, attuale seconda divisione, anche forse qualcuno di Serie C1, anche se molto molto raro. Una squadra che è in questo momento ottava in classifica a pari punti col Brescia, anche se nella differenza degli scontri diretti sarebbe nona, perché tra andata e ritorno, nonostante ricordiamo i 4 punti di penalizzazione, quindi una grande Juve Stabia. Buonasera da Mario Di Capo con questa presentazione lunghetta, devo essere onesto, però per presentarvi chiaramente questo Juve Stabia Live di oggi con possibile chicca, perché siamo in attesa anche di un collegamento telefonico importante con un altro membro di Juve Stabia Live. Oggi diciamo c'è la formazione titolare, possiamo dirlo. Buonasera da Mario Di Capua, Giovanni Donnarumma, Gianfranco Piccirillo, Bruno Di Martino. Chiaramente ci sarà con noi Peppe Amore, che fra un po' sentiremo da Piazza Spartaco, perché a Piazza Spartaco alle 19, anche se come sempre si inizia con un po' di ritardo, ci sarà un brindisi, uno dei primi festeggiamenti stagionali di questa splendida, straordinaria stagione, questa salvezza ottenuta con ampio anticipo contro tutti i pronostici, una Juve Stabia che ha dimostrato di non valere solo la salvezza, ma di valere le prime 8 piazze in questo momento del campionato, diciamo le prime 10 di sicuro matematicamente di questo campionato, che poi possa arrivare addirittura all'ottava piazza, sarebbe davvero un gran regalo ulteriore che questa squadra fa alla città. E allora io vi lascio subito la linea dall'altra parte della balconata qui nello studio di Radio Stereo 5 per parlare di questa vittoria, l'ennesima fuori casa, Cittadella Juve Stabia, ancora una volta una bella prestazione della Juve Stabia nonostante diciamo il campionato e la salvezza era già ottenuta. Mario, io faccio parlare a Gianfranco Piccirillo perché purtroppo la partita non l'ho vista ho visto solo il primo tempo, sì. Allora Gianfranco. Sì, no, noi eravamo presenti insieme a te all'inizio e gli amici di Radio Stereo 5, come al solito una buona rappresentanza dell'associazione che sono lieto che ha portato fortuna nelle nostre esperienze lì in sede, un bilancio favorevolissimo alla squadra stabilese su 4 gare, 3 vittorie e un pareggio, quindi ottenuto fuori casa una media promozione. Sempre con la maglia gialla, ho letto. Tra l'altro sempre con la maglia gialla, sì, tu c'eri anche una partita con l'Ascoli, non facciamo la radiocronaca perché c'erano gli amici Giovanni proprio. Credo, sì, Giovanni era ad Ascoli, però era la maglia gialla che comunque è imbattuta come noi, quindi però noi abbiamo una media migliore perché abbiamo un pareggio in meno. Questo è un dato statistico, ma la gara chiaramente a fine campionato con le assenze per squalifiche di Mauri, Mezzavilla e poi c'era anche chi era l'altro squalificato, comunque tra anche l'infortunato soprattutto Mauri era Daniele Vicius infortunato, Caserta infortunato, sì, erano comunque c'è alla fine, sì, perciò voglio dire è una squadra rimaneggiata che però ha fatto la sua discreta figura. Io tra l'altro devo dire che Cittadella, al di là di quei calci di punizione pericolosi, tra l'altro ben respinti da Colombi, non è che poi ha fatto tantissimo, anche quando poi la Juve Stabia è riuscita a passare in vantaggio nel secondo tempo con un bel gol di Falcinelli, perché è stato bello l'assist di Sau, però secondo me è stato bravo Falcinelli a liberarsi, cioè del portiere, a mettere la palla in porta. Quel frangente Diego ha fatto vedere che sotto porta c'è giovane che se ne parla da un po' di tempo, ma che potrebbe rimanere qui. L'altro squalificato non mi ricordavo perché era zitto, perché in una doppia veste, sì, squalificato, sì, è infortunato. Sai che in questa veste, in veste di rifinitore, Sau, a parte che penso che sia lo stesso grandissimo, certo. C'è un piccolo fischio per le cuffie dalla parte del nostro rifinitore, Sau. Mi piace tantissimo, però devo abbassare le cuffie perché... Sì.
Allora, Bruno, nel frattempo che prepariamo un attimo la parte cuffie e cose, abbiamo il primo collegamento telefonico, non è con Peppe Mori da Piazza Spartaco, che avremo fra poco, ma con uno dei nostri amici storici, possiamo dirlo, per tutte le trasmissioni di questa compagnia. Stagione, che ci hanno fatto compagnia davvero per un anno intero, e lo ringraziamo, Alfonso da Scafati. Buonasera, buonasera Alfonso. Buonasera Alfonso. Buonasera Alfonso, buonasera. Chiaramente ci sentiamo ora, poi ci sentiremo anche fra un'oretta e mezza, ricordo l'assist. E anche mercoledì prossimo, e anche mercoledì prossimo per i saluti finali. Perché magari non so, può essere che devo che c'è di mercato, anche se comunque ancora presto, perché ancora deve finire la stagione. L'importante è che la settimana scorsa, come disse, abbiamo risolto i Bragliatei, quindi Braglia rimane e siamo tutti tranquilli. Sì, abbiamo vissuto insieme questa cosa, forse. Esatto, infatti io poi sono andato più in cucina quando Tiziano Vale si è collegato e abbiamo risultato tipo gol. Esatto. È vero. E allora è un piacere sentire la conferma, anche se me l'aspettavo sinceramente, perché sapevo che. Alfonso, scusami se ti interrompo, perché non so se hai sentito, abbiamo dei collegamenti speciali stasera da Piazza Spartaco e già ci sono dei protagonisti lì. Non ci sono potuto andare perché purtroppo i miei problemi. Sì, no, noi in verità dobbiamo liberare la linea telefonica, anche perché ci chiamerà Peppe Mori fra poco. Allora, mi devi scusare perché il saluto è breve questa sera. Dici al volo la cosa e poi ti facciamo sentire chiaramente i protagonisti di questa stagione in diretta. Ringraziare tutti quanti e soprattutto un monito ai ragazzi che domenica sera si sono un po' comportati male: restiamo uniti, perché Castellammare dobbiamo dare una bella immagine di Castellammare, perché quella non è l'immagine che io voglio di Castellammare, solo questo. Assolutamente sì, d'accordo con te Alfonso, grazie mille. Ciao, Alfonso. Ci risentiamo, vi dicevo, fra un'oretta e mezza, perché in diretta con lo Stabiese avremo anche il capitano Donovan Mauri in diretta televisiva, e speriamo di averlo anche in diretta radio, perché fra un po' è pronto quasi il collegamento con l'amico Peppe Mori da Piazza Spartaco. Che allora vi lascio ancora la linea per il commento che stavamo facendo in precedenza e poi torniamo proprio in diretta da Piazza Spartaco con l'amico Peppe Mori. Ma Bruno stava completando il discorso su Sauri Finitore. Su Sauri Finitore io l'ho visto nella partita amichevole organizzata a Vitulazio, sì. In l'occasione non c'era Daniele Vicius, sì. Giocò Sau con Falcinelli. All'epoca c'era anche Franco Giglio, parlammo anche di questo, e giocarono un po' Sau più indietro, quasi da rifinitore, con Falcinelli più avanti, e già allora si vedeva che c'era una bella intesa tra i due, confermata dalla gara con il gol con il Cittadella. E allora vi devo interrompere ancora, perché abbiamo in diretta da Piazza Spartaco a Castellammare Peppe Amore, un altro amico di Juve Stabia Live, chiaramente. Buonasera Peppe. Buonasera a te Mario, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, qui a Piazza Spartaco sono arrivati almeno 300-400 tifosi per il momento, abbiamo già qualche giocatore, abbiamo Moris Molinari, Di Conte e Tarantino, poi forse anche adesso la squadra li raggiungerà più tardi. Allora Moris, sono stati 2 anni bellissimi, promozione, questa Serie B, ti aspettavi tutto questo oggettivamente quando hai posto la firma sul contratto della Juve Stabia già l'anno scorso? No, vabbè, tutto questo magari no, però ci speravo, perché veramente qua la città se lo meritava, era da anni che cercava questo traguardo e ora diciamo che ce lo siamo meritati tutti. Sono state più difficoltà secondo te nel raggiungere lo scorso playoff e Serie B o quest'anno per mantenere la categoria? L'anno scorso abbiamo fatto una bella impresa, sinceramente è stata veramente un'impresa straordinaria e quindi credo che vada ricordata particolarmente. Certo, quest'anno non pensavamo di salvarci con 8 giornate d'anticipo e quindi abbiamo fatto benissimo, però vorrei ricordare veramente la passata stagione. La passata stagione, beh, come la promozione, il tuo gol da farti entrare proprio nella storia, al di là del valore umano di Moris Molinari, ma come giocatore sarà uno dei gol più visti per sempre da parte dei tifosi della Juve Stabia. Peppe? No, più visti a casa mia sicuramente, più visti.
poi qua non lo so, fa molto piacere, credo che il ricordo che avrà la città ce l'avrò pure io della città, quindi insomma è stata veramente un'emozione grandissima. Lo so che manca un ultimo appuntamento, quello di sabato prossimo, non darmi una risposta alla Del Piero, che diceva sempre che c'è ancora la partita dell'Olimpio con del Napoli, ma il tuo futuro? Ma il mio futuro non lo so sinceramente, sono qui da 2 anni e non ho mai pensato al mio futuro e non lo farò nemmeno ora, poi vedremo che capiterà, insomma non dipenderà nemmeno tanto da me, quindi vediamo un po'. Quindi cosa ti senti dire di Fosera di Westabia? Di Westabia mi sento di dire che la maglia rimane, la squadra rimane, la società rimane, i giocatori vanno e vengono, quindi questo posso dire. Poi personalmente spero vivamente di poter giocare ancora con questa maglia, perché mi emoziona ancora, quindi insomma vedremo. C'è Bruno che voleva fare una domanda a Morris. Anche se Beppe tu hai toccato un po' tutti gli argomenti che volevamo anche noi approfondire, io una cosa, guarda, Morris Molinari sarà sicuramente ricordato per sempre dai tifosi. Sì, dimmi Beppe. Lo passo proprio ai tifosi direttamente la domanda, ok? Sì. Sì, buonasera. Buonasera Morris, sono Bruno Di Martino. Allora, stavo facendo la considerazione che ha fatto Peppe Amore sul tuo gol che rimarrà nella storia della Juventus, il gol del Flaminio, sì. Sicuramente il gol più importante che sia stato fatto nella Juventus, su questo non ci sono dubbi. Credo che sarà un gol forse più importante anche per te. Sicuramente sì, è un gol che ci ha fatto raggiungere veramente un traguardo a inizio stagione quasi impensabile, quindi poi la città veramente, come dicevo prima, se lo sognava un momento del genere da veramente da anni, e quindi veramente e poi Morris, per quanto riguarda il contratto, tu sei in scadenza, la società ti ha chiamato per riconfermarti, come sta la situazione? No, il campionato deve ancora finire, quindi a fine campionato quello che succederà e poi si deciderà. Vabbè, ma i problemi quali possono essere? Visto che hai fatto un grande campionato, sicuramente sei uno dei pilastri della difesa, sei uno dei giocatori più importanti e più rappresentativi di questa Juventus, credo che la tua riconferma vada un po' al di là del dato tecnico e del dato economico. Ma non lo so, queste sono domande che fate a me, non credo che fatte a me. Quindi mi fa piacere comunque la considerazione che tutti hanno di me, è veramente una grande soddisfazione per me questo. Vabbè, allora comunque tieni presente che tutti quanti ti fiamo per te per farti rimanere a Castellammare. Ringrazio. Il gigante buono per il terzo anno consecutivo a Castellammare, allora Morris. Noi lo speriamo. Non lo so, magari, cioè per me sarebbe veramente bello. Poi perfetto, non so se Gianfranco ancora. Sì, volevo. Ciao, allora, ciao Morris, lo salutare a nome anche di tutta l'associazione Stabia Amore, ovviamente anche per noi. Ciao, è bellissimo quella immagine del gol a Roma, straordinaria, all'ultimo minuto del primo tempo, che rimarrà sempre nei nostri cuori e nella nostra mente, non solamente a casa Molinari. Per al di là di questo volevo sapere, accetteresti anche eventualmente di rimanere con diciamo anche con un ruolo diverso, mi spiego meglio, senza voler chiaramente dare certamente la condizione fisica come ho visto è ottimale, però chiaramente si avanza con gli anni e quindi magari mister Braglia vorrà anche verificare un po' anche gli altri giocatori nella rosa, ecco, anche con un ruolo diverso, non da titolare fisso, lo stesso sarebbe spazio per te a Castellammare. Guarda, quando sono venuto a Castellammare nessuno mi ha mai garantito il posto di titolare. Quindi se ho giocato perché il mister ha ritenuto di non farmi giocare, se il mister riteneva di non farmi giocare non mi sento giocare, e questo sarà
e sarà così anche nel futuro. Quindi non è che uno può decidere a tavolino. Cioè non faresti come Corona, perché io penso che anche a Corona noi eravamo contenti se rimaneva, però Corona non è rimasto. Non lo so, la situazione di Corona non lo so, però a me sta di fatto che io nemmeno quest'anno ero titolare a inizio anno, nei miei pensieri dico, nel senso che non mi sento, non sono così presuntuoso da dire io devo giocare. Allora Morris, questo ti fa onore. Benissimo, questa è una bella, veramente no, ci fa onore. Onore perché c'è qualche giovane che vuole la garanzia delle 40 partite per rimanere a Castellammare, senza fare nome. Però Morris Molinari è un giocatore nato titolare e deve morire titolare. Se deve rimanere a Castellammare, Morris Molinari è il titolare, è il difensore centrale titolare della Juventus. Un nostro pilastro. Allora, abbiamo anche altri giocatori, Morris, allora io ti ringrazio tanto, magari torniamo anche da Peppe More, un abbraccio a Morris Molinari e complimenti a lui. Grazie Morris. Allora, ringraziamo Molinari e ora abbiamo Peppe Amore che Peppe ancora a te con ora che siamo abbiamo un Matteo Tarantino che cerca di smarcarsi, ma Morris Molinari da un difensore cerca di placcarlo. Vediamo un poco se riusciamo. Nazareno sul ragazzo Radio Stereo 5 in diretta, non puoi lo chiamo lui, ti vuole smarcare, è sempre il più forte. Nazareno è veloce, Peppe. Stai attento alle finte. Hai avuto oggettivamente poche occasioni per metterti in mostra, però hai lasciato un segno importante, onestamente hai fatto un gol stupendo che difficilmente si ricambi di calcio, quello contro il Modena, che ci ha lasciato tutti con veramente con una profonda ammirazione. Grazie per i complimenti, spero di aver dato il mio contributo anche in quelle poche occasioni che quest'anno mi sono toccate, e ci tenevo a dar di più, purtroppo è andata come è andata, e l'importante è che la squadra e la società abbia raggiunto l'obiettivo che tutti ci siamo prefissati a inizio stagione, e per il resto sono solo chiacchiere. Queste poche possibilità come le hai viste tu oggettivamente? Comunque il tuo impegno che mi è mancato sia in allenamento sia nelle volte in cui hai giocato, forse per il mister avevi delle idee tattiche diverse evidentemente. Ma ho cercato di sfruttare le mie occasioni, a volte è andata bene, a volte è andata male, è ovvio che ci rammarico di aver giocato poco, e non nascondo il fatto che speravo di giocare con un pochino più di continuità, non di farle tutte 42, però neanche di essere utilizzato magari solo nei momenti in cui c'era bisogno. Però ripeto, è andata male così, mi sono comportato fino alla fine da professionista, perché sono andato anche spesso in tribuna, e quindi dopo la giornata dell'anno scorso sono passato dalle stelle alle stalle, non è bello, però ripeto, penso aver dimostrato di essere un professionista serio e fino all'ultimo ho fatto il mio dovere, e penso aver lasciato un bel ricordo a Castellammare e ai tifosi. Con la schiettezza che tu contraddistingue, da queste parole si può capire che comunque pensi margini di restare non ce ne siano. Non credo, sono a scadenza, penso che se ci fossero stati i presupposti per rinnovare sia da parte della società sia da parte dell'allenatore, non dico già di avere il contratto già firmato, però qualche piccolo passo ci sarebbe stato. È ovvio che non il fatto che rimanere così non ci sto, preferisco andare a giocare anche in C1, ma essere protagonista come lo sono stato l'anno scorso, penso che mi merito anche questo, perché non credo di essere inferiore a quelli che hanno giocato quest'anno, non per presunzione, magari il mister quest'anno... Mi senti dalla radio, Nazareno? Ammazzo di non aver potuto dare quello che volevo dare. Penso che queste siano le parole migliori che potevi dirci, e da parte nostra, interpretando anche quello che pensano i tifosi, ti ringraziamo per i 2 anni che quasi è stato qua, ci hai deliziato sia dalla C1, dalla C2-C1 fino alla Serie B. Veramente abbiamo avuto non solo dei giocatori importanti, questa abbiamo degli uomini che hanno onorato fino in fondo la maglia giallo. Peppe, c'è Gianfranco che ti voleva... È un merito che mi do da solo, e che dovunque sono stato,
tutti mi ricordano per, oltre per il calciatore, per l'uomo, perché ho sempre dato il massimo nel bene e nel male. Poi il giocare bene e il giocare male nel calcio ci sta, però penso che vado via a testa alta, perché io in 2 anni e mezzo ho vinto 2 campionati, una Coppa Italia e una salvezza in Serie B. Più di questo non potevo chiedere né a me né alla Juve Stadia, quindi penso che un giorno, quando ritornerò qui a Castellammare, penso che sarò ricordato come uno degli artefici di queste gioie e soddisfazioni che ci sono state in questi 3 anni. Ok, ringraziamo Peppe. Sì, no, c'era Gianfranco che aveva una considerazione da fare su Tarantino. Sì, ora te l'ho fatto. Grazie. C'è un Gianfranco. Sì, Nazareno, sono il presidente di Sabbia Mur. Ti ricordi, abbiamo festeggiato insieme all'inizio l'anno scorso la Coppa Italia? Ti ricordi? Sì. Ti volevo dire che, innanzitutto, come Molina vale per Molinari prima, quel gol importante. Tantissimo, vale però anche il gol con Benevento, ma anche la bellissima galoppata sulla fascia per l'assist a Corona, fantastica, assolutamente è indimenticabile, sarà sempre nei nostri cuori, nella nostra mente. Nazareno, è veramente l'immagine più bella insieme al rigore di Benevento, e ti ringraziamo, è tutto giusto quello che hai detto. Come anche la punizione a Viareggio, certo. Il gran gol col Modena quest'anno. Certamente, quindi è un grande della protagonista di questi anni, insieme proprio a Mauri e poi a Molinari e agli altri. Volevo dire, ti ringraziamo veramente per tutto quello che hai dato, il tuo comportamento è stato esemplare anche dal punto di vista proprio della correttezza e come umanità. Volevo sapere se magari, siccome ho saputo che Rastelli sta per firmare con l'Avellino, se magari poteva essere questa per te una scelta importante per l'anno prossimo, tornare con Rastelli, che è stato prima collega e poi diciamo le sue dipendenze come allenatore. Sì, ma Massimo so che è già firmato, è ufficiale. Sì, un biennale con l'Avellino, sì. Potrebbe essere una pista, però oltre all'Avellino ho già avuto contatti con altre società, quindi ripeto, ora sta a me scegliere la piazza più importante per potermi, tra virgolette, rilanciare dopo un'annata non a livello personale, non brillantissima. Che dire, non vedo l'ora di iniziare una nuova avventura, non qui a Castellammare ma altrove. Spero di fare la scelta giusta. L'importante, come hai detto te, che ho lasciato un grandissimo ricordo e mi porto io un ricordo bellissimo di Castellammare, perché sono stato 2 anni e mezzo dove ho vinto il campionato dalla C2 alla C1, dalla C1 alla B, e una Coppa Italia, una salvezza per B. Anche capocannoniere di Coppa Italia, è vero? Capocannoniere. Sì, bravo. Sì. Non, più di questo non... Nazareno, uno però si festeggia, no? Cosa? Ora è il momento di festeggiare, poi si penserà al futuro. Sì, ora si festeggia e poi vado a casa a rilassarmi con la famiglia, e poi c'è tutta l'estate per pensare e decidere dove andare. Facciamo un applauso allora, Nazareno. Complimenti a Nazareno, grazie. A Morris Molinari, che prima abbiamo sentito. E allora torniamo da Peppe Amore, grazie Nazareno, e buon continuo anche, grazie. Di festeggiamento, chiaramente. Allora abbiamo Stefano Di Punto, e poi al momento penso che abbiamo terminato, perché il giocatore che Sabbia non te ne vedo ancora. Allora Stefano, detto per Radio Stereo 5. Oggettivamente abbiamo parlato prima con Tarantino, poco utilizzato. Tu invece, se non sbaglio, sei quello che ha avuto la più possibilità di metterti in mostra. Sì, personalmente sono contento di questo. Diciamo che sono stato quasi sempre presente, e insomma è stata una stagione positiva, e quindi siamo tutti contenti. Tu sei un avversario qui a Castellammare con il Catanzaro, se non erro, nell'anno in cui poi la Juve Stabia ha vinto il campionato. Poi successivamente subito sei stato contattato dalla dirigenza, sei venuto qua, hai disputato un ottimo calciuno, ti sei ripetuto quest'anno. Quali sono state le difficoltà appunto in questa stagione, affrontando in 2 anni, sei passato a già affrontare giocatori di Lega Pro seconda divisione, addirittura Serie B? Ah, le difficoltà ci sono, perché comunque si alza, è più alta comunque la qualità, la difficoltà è maggiore, quindi diciamo che ci siamo calati bene in questa categoria, ci siamo abituati, tolto le prime 4 partite, un po' di ambientamento, dopo diciamo che abbiamo disputato un buon campionato, quindi una stagione diciamo positiva per tutto l'ambiente, per la società. Sono contenti i tifosi, quindi speriamo di chiudere in bellezza sabato. Parlando di ambientamento, ma anche dal punto di vista
tattico anche questa fascia sinistra che ha funzionato alla grande tra te e Zito, veramente siete stati un osso duro per le squadre avversarie, per i giocatori che giocavano sulla parte vostra. Ma diciamo che grazie a tutta la squadra questo, grazie al mister che ci pone sempre bene in campo e ci prepara nel migliore dei modi, quindi gran parte del merito è suo. La posizione tua contrattuale invece? Ma io sono un giocatore della Juve Stabia per il prossimo anno, questo dicono le carte, bisogna vedere la società cosa pensa e cosa vuole fare per il futuro. Attendiamo e vediamo un attimino. E ora vediamo, allo studio ci sono domande per Stefano Di Bruno. Peppe, c'è una domanda da parte di Bruno. Allora, sì, ora... aspetta Bruno. Sì. Bruno Di Martino. Allora, sì? Pronto? Pronto Stefano? Sì, ti sento un po' basso. Mi senti un po' basso, ecco, sì. Il microfono più vicino. Allora Stefano, tu sei veramente la rivelazione della Juve Stabia quest'anno, perché essendo un giollo difensivo e avendo la Juve Stabia dei problemi sulla sinistra ti sei adattato in un ruolo e hai fatto un grande campionato, per cui ti ritengo uno degli artefici della permanenza della Juve Stabia in Serie B, forse più di Sao e di qualche altro giocatore, perché veramente sei un grande giocatore e spero che la Juve Stabia ti possa riconfermare quest'anno, sarebbe da pazzi lasciarti andare via. Ah, la ringrazio di questo, però il merito va distribuito in tutti gli elementi della squadra, quindi e soprattutto anche al mister che ci ha disposto, come ho detto prima, bene in campo, quindi nel migliore dei modi. Questo è stato, diciamo che il mister è stato un grande aiuto per noi. Stefano, ma la permanenza del mister ti porterà chiaramente alla conferma? Ma questo visto che c'è un feeling particolare, no? Perché il mister ti ha sempre tenuto titolare, quindi significa che crede molto in te. Sicuramente la permanenza del mister è una cosa in più per tutti. Magari si può prolungare quell'anno di contratto al 2 o al 3. Potrebbe essere questa la base su cui lavorare, no? Non dipende da me. No, è chiaro, la società poi parlerà con te, credo, questo poi sarà fatto a fine campionato. Da parte del mister sono contentissimo, siamo in buonissimi rapporti. E poi Stefano Di Cunzo, ve lo dico, quando non è convocato, per quelle poche volte che non, magari è squalificato e non va a giocare, è un vero stabiese, perché passeggia mano nella mano con la fidanzata, con la moglie per le strade di Castellammare, e vive Castellammare come un vero stabiese. Questo un applauso anche a lui, ti fa grande onore. Complimenti anche a Di Cunzo qui dalla radio, Stefano. Mi trovo bene, quindi sono sereno, sono tranquillo. Questo soprattutto grazie alla mia compagna, sicuramente. Perfetto, allora noi ringraziamo Stefano. Tutto, grazie, grazie. E grazie, torniamo anche da Peppe Amore per una considerazione finale su questo collegamento, poi speriamo di poterne avere altri, però Peppe chiaramente lo lasciamo andare a Peppe? Grazie Stefano. Ciao, grazie. Allora, vediamo se riusciamo a risentire di nuovo Peppe Amore, che è circondato. Qui inizia partitura, Peppe, grazie mille, ti lasciamo anche i tuoi impegni. Grazie familiari. Peppe. Sì, grazie. Allora ci sentiamo qua il pubblico, aumentano sempre di più. Peppe, resta in privato un attimo, io lascio la linea ai colleghi Bruno, anzi prima di andare lasciamo Peppe un attimo in privato perché abbiamo l'attassativo, quindi pubblicità e poi torniamo in studio. Volevo fare però una battuta velocissima, Gianfranco. No, ha detto Bruno. Di Cunzo, rivelazione della sinistra. Sì, allora ci abbiamo un attimo. Un bel bersaglio. È impossibile trattenerli, è impossibile. Chiudo il microfono. Allora, pubblicità. Di nuovo in diretta con Juve Stabia Live. Allora, abbiamo sentito le voci dalla festa. Morris Molinari contento, felice e chiaramente voglioso di poter dare ancora qualcosa a questa maglia.
e ha chiaramente detto: io qui da Castellammare vorrei non andare via, un po' alla Del Piero, spero non sia con lo stesso risultato, però di sicuro questo... Vabbè, se lui accetta come Del Piero, ma io ho fatto capire in maniera, spero che non abbia, ma io l'ho fatto la premessa, grande giocatore, ha dato tanto alle West Ham, però voglio dire, neanche si può pensare che poi a 38 anni si possa sempre fare grandissime prestazioni, quindi secondo me è difficile, però credo che comunque nella rosa ci fa figura e ci fa molto piacere, insomma, veramente senza problemi. È chiaro che mi è piaciuto, come diceva Bruno, che lui non vuole la garanzia del posto titolare, questo gli fa onore, effettivamente. Sì, ma lui... no, poi è anche una persona che, voglio dire, anche a livello umano, a livello caratteriale, aiuta tantissimo anche mister Braglia, e in questo in quello che insegna, può essere. No, ma io mi riferivo quando dicevo un ruolo diverso, anche magari come come capitano, anche a volte non giocatore, che può essere importante come esperienza nello spogliatoio, insomma. Certamente, poi penso che se lui si pone in questo modo, ma Mauro è più giovane, però sì, molto più giovane, così penso che la West Ham non avrà problemi, no, assolutamente no. Se io credo che comunque sia un giocatore ancora integro e valido per poter giocare, certamente, nella West Ham. Voi pensate un po' nella prima parte del campionato, ma Molinari non ha giocato perché, se non sbaglio, era infortunato. Si è infortunato anche l'anno scorso. Campo più sfortunato, quello di Modena, il 14 agosto nella gara di Coppa Italia a Modena si è infortunato. Quando è rientrato? Al muscolarmente, no, ti volevo fare questo parallelo, perché Modena secondo me l'anno prossimo non ci vorrà giocare, perché poi è stato espulso al 90° di Sassuolo Juve Stabia del campionato, è espulso anche a Modena in Modena Juve Stabia. Sono state le tre partite forse più sfortunate della stagione di Morris Molinari. Quando è rientrato, chiaramente dicevi che quando è rientrato Molinari, la Juve Stabia ha ripreso il suo assetto difensivo, diciamo così, che lo ha portato poi a fare questo grande campionato. Chiaramente io credo che la Juve Stabia, giocando con quattro difensori, ha più possibilità di tenere giocatori come Molinari, Scognamiglio, un modulo che li aiuta, che li aiuta, essendo loro dei giocatori abbastanza macchinosi, giocare a quattro hanno più possibilità di fare filtro, mentre giocando a tre è un po' più problematico. Diciamo che l'ideale di giocatore per giocare a tre è Mauri, che ha una velocità impressionante, e quindi nel recupero può fare la differenza. Però con Molinari e Scognamiglio centrali, io penso che la difesa a 4 sia quella ideale. Sì, ma poi anche perché negli ultimi due anni ha avuto questi problemi, sono probabilmente legati anche alla stazza fisica del giocatore stesso. Struttura fisica ha sicuramente dei margini di recupero, oppure di reintegro in forma all'inizio di stagione, che rispetto agli altri più lenti. Carburazione lenta, però vabbè. Diceva Bruno, poi quando entra in carburazione è vero ormai. Ma anche l'anno scorso è stato così. Anzi, è stato decisivo nei playoff. È stato decisivo per tutto il campionato, perché Molinari nella prima parte del campionato, anche in Serie C, non giocava, poi è stato preso, se non sbaglio, al campionato già inoltrato, e quando è arrivato Molinari la Juve Stabia ha cominciato a fare. Sì, è stato insieme a Corona, secondo me, l'uomo decisivo per esperienza, direi, dell'anno scorso. Chiaramente con un Cazzola in più all'anno scorso, che è stato fondamentale. Fondamentali tutti, come dicevamo, di Guonzo, che io credo con Braglia in 85 partite ne avrà saltate le solo quelle per squalifica, solo quelle per squalifica, e quelle di quest'anno, quindi davvero fondamentale anche lui. Allora, volevo però introdurre il discorso Braglia partendo praticamente da Giovanni, che è stato il meno impegnato fino a questo momento, quindi da Giovanni col discorso Braglia, perché la settimana scorsa ci eravamo lasciati Braglia sì, Braglia no, Braglia per due anni, te lo saresti aspettato? Ma io come ricordo, il secondo anno sicuramente no, però avevo quelle mie certezze interne, poi abbiamo parlato più di una volta anche in televisione, anche qualche mese fa, quando già era c'era questo grosso punto interrogativo della permanenza o meno del mister. Io avevo delle mie certezze perché andavano a porre il segno della familiarità di questa società. Io ho sempre puntato su quello che hanno costruito Gigi e Maniello, vale a dire non solo una società di calcio, ma anche quella che la scelta dell'uomo prima del calciatore, prima dell'allenatore e prima di tutto rispetto al mestiere. Io mi riferisco anche a chi lavora dietro le quinte, i vari massaggiatori, medico sociale e gli altri, perché questo credo che sia un punto di riferimento importante, e in quell'ottica lì ho sempre creduto che mister Braglia avesse un occhio particolare per questa società, anche perché poi, ecco, al di là di tutto, poi si parlava di un Braglia interessato anche a squadre di Serie A, della massima serie,
poi mi sembra. Ecco, queste due squadre, scusami Giovanni. No, ma io credo, ma non si è capito quali sono queste due squadre. Non ci sia stato nessun contatto. Lui ha dichiarato che c'era una squadra. Due squadre. Di serie B, tra l'altro. Una di serie B e una di serie C. Vicino casa, perché probabilmente. Una toscana, quindi. Toscana, però io credo che a quel punto lì. Di serie B probabilmente. L'Empoli, sì. Ha parlato di una squadra a 100 km. Sì. E la serie C non la Salerno, non il Salerno, va detto. No, il Salerno l'ha escluso. Io credo che poi a quel punto là, se doveva fare una scelta di vita, doveva comunque tornare verso le sue parti. Quindi Salerno credo che se non te la mandava. Vabbè, Salerno avrebbe potuto poteva andare soltanto per molti soldi. Sì, vabbè. È come si era anche detto, Però ecco, tornando al discorso Braggio, io ne ero sicuro, ne ero convinto, poi in diretta mercoledì scorso durante lo Stabiese. Mi ricordo, sì. questa mi ricordo che eri tu tra i più eri più convinto, meno sicuramente, cioè più di Mario sicuramente. No, ma io la mia sicurezza era fondata su quello, su questo sì, avete famiglia. Approfittato che non stavo sentendo, ho sentito Mario proprio alla fine. No, si parlava dello Stabiese, era della settimana scorsa. Sì, dove ero convinto che Brian andava via, questo è indubbio. Però voglio dire, sì, perché non vorrei che qualcuno ne approfittasse, no, non dei presenti, non vorrei che qualcuno ne approfittasse. Io sono contentissimo che Braghi è rimasto. No, ma l'hai anche specificato. Però secondo me il calcio non è solo Braghi, questo dicevo. No, cioè, ma se l'hai capito, sì, perché, sì. No, ci tengo a specificarlo perché ce ne sono di piragna in giro. Allora, Mario da Castellammare, perché abbiamo un altro dei nostri supporter essenziale, diciamo, colui che ci ha chiamato forse sempre in queste trasmissioni, e noi lo ringraziamo perché ci ascolta, perché ci dà anche ottimi spunti, perché è molto preparato. Ciao Mario. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Mario. E allora Mario, è rimasto Braglia, oggi si festeggia per la prima volta e speriamo per tanto si festeggerà questa salvezza, perché è giusto farlo, perché a volte fanno più sensazione le vittorie dei campionati, delle coppe e compagnia, però una salvezza in Serie B dopo 60 anni, e non era mai successo prima per le squadre di Castellammare, è da festeggiare, no? Sì, ma infatti io so che i tifosi prepareranno una grande festa a fine campionato. Ed è giusto, sì. Così. Cioè, magari non ne faremo tante per tutti i quartieri, però ne faremo una concentrata. Una ma buona, esatto. Vabbè, oggi cominciamo, poi ci sarà la festa domenica, sabato e sera in campo e si continua. Però non iniziamo troppo con i festeggiamenti. Io sabato voglio vincere Vuoi vincere con Sassuolo? Ma dobbiamo, perché effettivamente Mario, sei d'accordo? Vincere per l'ottavo o addirittura per il settimo posto. Certo, vediamo Mario che dice. Perde a tavolino col Torino, addirittura per aprire le chance per il settimo posto. Hai ragione. Non si sa mai, uno lo dice. Comunque vogliamo vincere sempre, però i festeggiamenti si faranno comunque. Anche se dovremmo perdere, festeggeremo lo stesso, perché per noi è come se abbiamo vinto la Champions League questa salvezza. Assolutamente. No, certo, sì. Mario, allora, a questo punto con Braglia ispiragli di mercato e soprattutto delle permanenze di giocatori fondamentali di questa squadra ci sono tutti, no? Io spero che i fondamentali restano tutti. Io terrei pure Molinari, sinceramente. Ah, questo, e su questo siamo d'accordo tutti, sì. Perché anche se dovesse giocare in banchino, comunque è sempre un giocatore d'esperienza. Io ho detto di sì, quindi va bene. Sì, va benissimo Molinari, anche se deve giocare isolare, perché secondo me è difficile trovarne uno più bravo di Molinari. Bravo Mario, bravo. Esatto, Mario. Come posizione, certo, come intelligenza calcistica, assolutamente. Sì, perché è difficile, se sta bene fisicamente, veramente è difficile trovarne uno uguale. Anche perché ricordiamo che quest'anno sicuramente l'inizio era un'altra squadra, un altro modulo e compagnia cantando. Però questa squadra, quando in 10 partite consecutive ha beccato solo in 2-3 partite gol e ha fatto una serie infinita di risultati positivi, c'era Molinari titolare in campo e con Mauri e non con Scognamiglio, non per, non me ne voglia Gennaro, che forse è il giocatore più forte della difesa della Juventus. Io penso che Molinari, secondo me, forse ha qualche problema a giocare a 3, ma a 4 è formidabile. Secondo me, ecco perché la Juve sta prendendo, forse a 3 non è Molinari, non si trova tanto a suo agio, perché a 4 lo vedo molto meglio. Oddio, anche a 3 però può dare un buon contributo. Chiaramente gli altri due devono essere forti come Scognamiglio e magari il Mauri di quest'anno o qualcuno che arriva dal mercato. Però io credo che si resta a 4 dietro, assolutamente.
Ma sarebbe assurdo se Mr. Bryan dovesse cambiare. No, ma non lo farà mai. Io penso che deve partire da queste basi, dalle basi di quest'anno, poi se va via qualche giocatore, trovare i sostituti di quei giocatori con le stesse caratteristiche, in modo da poter tenere comunque l'ossatura della squadra, quella che quest'anno ha fatto così bene. Quindi partire da lì e cercare di migliorarsi, pure se va via qualche giocatore importante. Sì, ma io penso che se arrivate l'ossatura della squadra e si mettono 4-5 giocatori importanti, specialmente la coppia d'attacco, se si riesce veramente a inquadrare due giocatori importanti lì davanti, secondo me ci divertiamo di brutto l'anno prossimo. Assolutamente sì, e tanti nomi che già circolano, tra l'altro uno che di quelli che mi è piaciuto tantissimo, ma è forse impossibile da raggiungere, Boyacì del Sassuolo, molto difficile sì. Da prendere. Lo so, è difficilissimo. Non me ne voglia Mario, ma mi piace più di Paolino. No, però ci somiglia un po', qualcosa, ricorda non esteticamente. No, esteticamente no. Due personaggi diversi. Mi piace tantissimo Boyacì, lo so, però chiaramente la battuta era dovuto al fatto di Paolinho, che potrebbe essere sicuramente uno degli obiettivi di mercato della USA. Perché io mi ricordo che a gennaio, quando la USA si era interessata per Paolinho, per quanto mi risulta, lo dicevano pure a Radio Sportivo, io stavo aspettando Radio Sportivo e uscì questa cosa qua di Paolinho, che avrebbe detto per giocare a Castello a Mare addirittura si decurtava un po' l'ingaggio. E si tagliava pure il codino, no, quello no. No, il codino. Poi non lo riconosceva. No. Il codino al massimo, la vittoria del campionato. Anche a Demagni non dispiacerebbe, anche se ha rifiutato, però. Bisogna vedere, perché la società è stata chiara, chi ha rifiutato Castellammare difficilmente sarà. Bruno non è d'accordo su questa cosa. No, su Ardemagni no, assolutamente. Sei entrato in gente. Sono come leghista del sud. Come Giglio, per me Ardemagni chiuso, non è venuto quando l'abbiamo cercato, perché dobbiamo cercarlo adesso? Piuttosto ci sono tanti bravi giocatori. Anche perché adesso è molto facile dire voglio andare a Castellammare. Adesso è molto più facile. Perché voglio dire, quest'anno squadra, a parte il fatto risultato della classifica, ma abbiamo portato in giro un'immagine di Castellammare sportiva e non di un medio alto livello, quindi vuol dire tutti quelli che avevano dei piccoli dubbi all'inizio adesso se li saranno tolti e vorranno tutti fare la corsa a Castellammare, anche vedendo come gioca la squadra, come la fa giocare Mr. Braglia e chi è Mr. Braglia. E allora noi salutiamo Mario, chiaramente, che con noi già da una decina di minuti al telefono. Mario, perciò allora prendiamo Paolinho, non se ne parla. Ma io credo che un estimatore ancora più forte di Mario a Castellammare ci sia. Paolinho e Cocco. Si chiama Franco G, lo diceva anche Mario, si chiama Franco G, perché Franco Giglio io credo che straveda per Paolinho, lo sappiamo che gli piace molto come giocatore in campo, ci mancherebbe altro, però grande giocatore, e dobbiamo dire che è un pallino del presidente, di uno dei presidenti, e credo anche a Maniello non dispiace assolutamente, quindi bisognerà vedere, poi aspettiamo ciò che succede. Da oggi si aprono, o meglio già da qualche settimana ci sono almeno 3 mesi e 10 giorni di mercato. Quindi ce ne sarà di cui parlare. Tempo c'è. Mario, grazie ancora e ci risentiamo chiaramente dopo, no? Sì, io volevo dire solamente una cosa per i fatti di Piazza Spartaco, solamente i tifosi che hanno pensato di togliere la bandiera di Castellammare di là, solamente che si vergognassero, solo questo. Sì. A quei pochi che avevano il pensiero di toglierlo, ecco, solo questo qua. Io ho sentito che non erano solo tifosi del Napoli, però, specifichiamolo. Ho sentito che stava arrivando anche un gonfalone rosso-nero su quella piazza Spartaco, piazza Monumento. Sì. Quindi specifichiamo tutto, perché non è giusto fare dare notizie sbagliate, Mario, non lo dico per te, ma per chi l'ha fatto in precedenza. Io ti ho detto i tifosi che hanno pensato di toglierlo con la bandiera. Ma esatto. I tifosi del Napoli, della USA, No, anche perché quello non è solo il gonfalone della USA, ma di un'intera città, quindi assolutamente è sbagliato. È per i caduti di guerra, quindi credo le latitudini, dico. Credo poi parlare, cioè usare la parola tifosi, lasciamolo da parte. Sì, insomma cerchiamo di non non diamo importanza, esatto, episodi inutili.
che si vergognassero, basta. Grazie a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo. Grazie chiaramente per il saluto finale di questa stagione, rimandandoci alla prossima. Ciao Mario. Ciao Mario. Speriamo che ci sentiamo, che abbiamo preso Paolini. Okay, okay. È difficile. Ci sarà un'edizione speciale. Ci sarà un'edizione speciale. Grazie Mario. Ciao. E allora, ora abbiamo il tassativissimo, lo definirei così, perché pubblicità, radiogiornale, tornate con noi fra una decina di minuti circa, perché Juve Stabia Live non finisce qui, parleremo dopo perché abbiamo inserito forse l'argomento più importante della serata per noi, perché è di una settimana fa, però comunque è stata la settimana di Braglia e dobbiamo specificare tante cose riferite anche alla... Dico, personalmente mi è piaciuta molto la conferenza stampa, era molto gioviale, molto cortese, e soprattutto una conferenza stampa che diceva chiaramente quello che voleva fare la società, già con ampio anticipo rispetto a tante altre che sono ancora a giocare il campionato. Quindi possiamo dirlo, si parte un po' in anticipo, speriamo sia positivo questo anticipo. E allora, pubblicità, radiogiornale, restate con noi, Juve Stabia Live torna fra poco. Tomas Danilevicius, siamo arrivati alla fine ai titoli di coda di questa stagione. Quali sono le tue considerazioni sul campionato della Juve Stabia, che comunque ricordiamo è stato un campionato straordinario? Ma credo, diciamo, che è stato un campionato da record, insomma, penso che da ripetersi sarà molto dura, e che non so, dopo 60 anni in Serie B e fare quel tipo di campionato credo non aspettavo nessuno, e invece abbiamo fatto, e credo che insomma c'è soltanto ora un momento da godersi e stare sereni. In estate hai abbandonato Livorno per abbracciare il progetto Juve Stabia, ti ha convinto un po' anche mister Piero Braglia. Tu adesso hai altri 2 anni di contratto, cosa ti aspetti per l'anno prossimo, e qual è la considerazione sul campionato di Livorno che comunque vediamo ancora lottare per le zone basse? Insomma, io, diciamo, ho sposato questo progetto e sono contentissimo, c'è un altro anno di contratto e per ora veramente non voglio andare da nessuna parte. Invece di Livorno mi dispiace un po', perché comunque sto lottando per la salvezza, sono, diciamo, cioè, a parità diciamo di rosa che è partito Livorno quest'anno a Juve Stabia, penso che tutti pensavano che Livorno rimarrà più alto, invece non è così, non è sempre così, soprattutto in Serie B, e niente, mi dispiace per Livorno, però auguro che anche loro si salvano. Sotto il profilo del gruppo, qual è stato il momento più critico di questa stagione e qual è stato invece il momento più esaltante che vi ha poi permesso poi di raggiungere questa salvezza? Ma il momento critico sicuramente è stato l'inizio della stagione, dove le prime partite eravamo ancora un po' una squadra ancora che si doveva organizzare bene, quindi le prime partite sono andate male. La cosa positiva, la svolta l'abbiamo data sicuramente in casa col Pescara, quindi da lì in poi in una settimana bene o male siamo riusciti a fare tre risultati positivi, e da lì in poi bene o male ci siamo organizzati bene, grazie anche al buon lavoro sicuramente all'ottimo lavoro del mister, che ci ha dato una gran mano. Insomma, da lì in poi abbiamo iniziato a fare la cavalcata che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto in un'ottima posizione di classifica sicuramente. Parlando dell'ultima partita in casa con il Sassuolo, c'è da prima cosa da vendicare, se è così per dire, la sconfitta dell'andata, e poi c'è anche da difendere il primato come squadra del Sud nel campionato di Serie B. Sì, questa è una nota positiva che noi vogliamo mantenere sicuramente. Eh sì, diciamo che all'andata ci hanno soffiato la partita all'ultimo minuto, se non mi ricordo male, su un calcio di rigore, giusto? Bruno. Quindi noi ci prepariamo al meglio, vogliamo metterci in mostra, abbiamo voglia, vogliamo finire nel migliore dei modi e lasciare una nota positiva ancora l'ultima volta ai nostri tifosi. Stereo 5 Area Sport. Ed eccoci di nuovo in diretta, abbiamo sentito anche Tomas Danilevicius che si aggiunge alle voci di Morris Molinari
con Nazareno Tarantino e Stefano Di Cuonzo, sentiti grazie al collegamento da Piazza Spartaco, dove stasera si festeggia una delle prime feste, un brindisi in realtà, più che una festa vera e propria, un brindisi con la squadra, presenti centinaia di tifosi. Abbiamo sentito da Peppe More che ce n'erano almeno 300-400 e in questo momento la festa chiaramente è nel vivo. Noi cercheremo di tornare lì eventualmente per fine trasmissione, sarà un po' difficile anche perché diciamo... No, ci torna. Come? Con lo Stabiese. Sì, con lo Stabiese sicuramente poi ne riparleremo. Stabiese, vi ricordo, questa sera con ospite Donovan Mauri in studio, quindi davvero vi stiamo facendo sentire un po' tutti i protagonisti di questa splendida stagione. Protagonista sicuro di questa stagione, di quella scorsa e delle prossime due, dovrebbe essere, anzi sarà Piero Braia, dovrebbe, perché chiaramente poi si andrà in tutto il mercato a cercare di scovare un poco i giocatori che ha messo nella lista della spesa. È stata bella la presentazione perché da una parte c'era Braia, dall'altra Di Somma, tutti e due confermati, sì. In mezzo Giglio e Maniello, battitori liberi. E allora, come avete visto la presentazione? Perché abbiamo un, non lo so, pareri un po' discordanti, volevo sapere anche la vostra sulla presentazione, o meglio sulla conferenza stampa di rinnovo di Piero Braia per 2 anni. Volevo chiedere a Bruno, che diciamo era un po' con me, cioè nel senso aveva qualche dubbio credo sulla permanenza, ma dovuta... ero con te perché non ero lì sì. no come la pensavamo, no, io credo che come pensiero eravamo un po' preoccupati, più che altro perché qualche frase ci aveva un po' dato dubbi sulla permanenza di Piero Braia. Sulla scelta di testa, diceva Bruno. Sì, sulla scelta sì, di no, testa. Io, il dubbio ce l'aveva sulla scelta di testa e scelta di cuore. Però avrei voluto sapere, insomma, qual era la scelta di testa e la scelta di cuore, nel senso l'alternativa, che... L'alternativa, diciamo. No, io pensavo che la scelta di cuore potesse essere la moglie. Ah, ecco, la famiglia. Nessuno gliel'ha chiesto. La famiglia. Nessuno gliel'ha chiesto. La scelta di testa invece potrebbe essere pensare ancora alla carriera, pensare magari di migliorare la possibilità di andare in Serie A e tante altre cose. Allora, però è stato questo... specificato che la Serie A non è arrivata, cioè la chiamata alla Serie A non è arrivata perché nel caso sarebbe arrivata i presidenti hanno detto ti accompagnavamo noi perché era giusto per la tua due carriera. Due società cominciano per esse, sono state diciamo sul giornale, sono uscite, ma in realtà lui ha smentito. Una di B e una di Lega Pro. Una di A. Altrimenti Mario facciamo capire. Ah sì, di A, vabbè sì, sicuramente. Non facciamo capire bene alle persone che ci ascoltano il nostro pensiero. Meglio specificarlo, no, è meglio specificarlo. Allora, partendo da questi presupposti, sì. Pensavo che se dovesse fare una scelta di cuore, il cuore lo sappiamo è importante, soprattutto quando vai a lavorare lontano dalla famiglia, lontano dagli affetti familiari, dopo 2 anni snervanti in Serie C, in Serie B, e avendo anche la possibilità di allenare vicino casa. Quindi per questo avevo qualche piccolo dubbio, naturalmente in cui io speravo che Braia rimanesse a Castellammare e così è stato, però i dubbi erano legati appunto a queste considerazioni che io avevo fatto, probabilmente sbagliando, perché la scelta di cuore poi si è rivelata essere la Juve Stabia. L'opzione del secondo anno come te la spieghi? L'opzione del secondo anno me la spiega che Braia si porta la famiglia a Castellammare. Eh sì, è una bella zona dove... Questo di cuore, di testa il secondo anno perché? Si sta pensando no, cosa di programmare qualcosa? Io dico perché si va avanti a progetti triennali. Lui l'ha detto, siamo al quarto anno. Lui l'ha detto perché si trova benissimo a Castellammare. Si è creato un clima familiare con i dirigenti, con lo spogliatoio, con i giocatori, e poi guardate che è difficile andare a fare l'allenatore in quasi tutte le squadre tra Serie A e Serie B e non avere quella pressione della società, dei dirigenti, del presidente che ti chiedono di far giocare questo, di far giocare quello. Spesso sono quasi sempre in sintonia Gigi e Manillo con l'allenatore. Chiaramente la società ha bisogno di guardare anche al bilancio, e Piero Braia lo fa bene perché da questo punto di vista è in linea con la società. Ha detto: io non voglio che questa società
poi si trovi a far fronte a dei buchi di bilancio, perché magari è andato a prendere giocatore altisonante. Quindi da questo punto di vista, chi meglio di Braia può tutelare la società? E poi naturalmente, ecco, forse il dubbio c'è stato, Braia credo che abbia voluto avere un po' più importanza nella scelta dei giocatori che devono partire e devono arrivare a Castellammare, probabilmente vuole essere prima sicuro che i giocatori che vengono presi oppure che partono vengono poi rimpiazzati adeguatamente per non fare una brutta figura. Di sicuro saranno dalla lista. Sì, di sicuro saranno massimo 23, oltre la lista saranno massimo 23, e noi specifichiamo che ci sono 5, cioè ci sono 6 giocatori in scadenza l'anno prossimo e altri 2 in scadenza fra 2 anni, mentre di altri bisogna un attimo verificare la loro volontà di rimanere. Vedi, vabbè, Molinari l'abbiamo verificato in diretta, Mauri lo sappiamo benissimo che ha già firmato e quindi non aveva nessun problema, tra l'altro, perché ricordiamo il grande rapporto che ha soprattutto con Giglio ma anche con Magnello, perché è un uomo della un uomo di fiducia, possiamo dirlo tranquillamente. Era a Sorrento, è stato questi 4 ora 5 anni almeno a Castellammare, e diciamo che è stato il primo giocatore che la famiglia Giglio ha portato a Castellammare. Sì, il primo confermato, tra l'altro, dopo la retrocessione ha detto: no, io da qui non me ne vado, voglio ritornare almeno in Lega Pro. L'ha fatto, è rimasto, ha ottenuto sia la Lega Pro sia la Serie B sia la salvezza in Serie B, come abbiamo ascoltato anche dallo stesso Nazareno Tarantino, che era presente anche l'anno subito successivo a quello catastrofico purtroppo della retrocessione in seconda divisione di Lega Pro, dove non c'era lui. Dove non c'era Tarantino, chiaramente, è arrivato subito dopo e era con la Calista. Non a caso potrebbe arrivare al posto, potrebbe andare proprio ad Avellino. Dove già ci sono Pezzella, Fumagalli, Castelli. Certamente. No, ci ascoltano, la famiglia ci ascolta, lui insomma, sono tanti qui nella zona che ascoltano la radio. Un caro saluto a tutti gli amici anche della zona di Pompei. E sicuramente è un'altra piazza importante. Ricordiamo anche che lui è reduce da una buona annata anche a Porto Cruano. Ottima annata, sì. Ha iniziato comunque anche tra. Certo, tutti lo vedevano di buon occhio, però il buon Massimo ha fatto vedere che se la cava. Abbiamo sentito anche via radio qui con Juve Stabia Live. Tra l'altro volevo ricordarvi, c'è ancora un campionato che si sta giocando, però lo specifichiamo giusto per. C'è una partita molto importante a Pescara, no? Sì, a Pescara, soprattutto per l'altra corregionale, la Nocerina, sì. Che in questo momento è, diciamo, a un piede e mezzo in Lega Pro per i risultati che ci sono stati dagli altri campi. Poi volevo proporvi una domanda proprio su ciò che ha detto Citarella dopo le partite dell'ultima domenica. Allora, classifica di Serie B, Torino 82, Pescara 80, e sono di nuovo in Serie A Torino e Pescara, quindi complimenti a loro. Io credo che forse alla lunga sono le squadre che hanno meritato di andarci in Serie A, anche più di Sassuolo e Verona, secondo me. Sassuolo... Guardate, l'immagine più bella di questa Serie B, la sapete qual è? Almeno per me. Dice. I festeggiamenti che hanno fatto a Zeman i giocatori del Pescara. Quella è l'immagine che nel calcio vorrei sempre vedere. I festeggiamenti, un allenatore, un personaggio come Zeman che viene festeggiato dai giocatori in quel modo. Guarda, del calcio è difficile. Una bella immagine, Ha lasciato un bel ricordo. Per me è meritata comunque la promozione del Pescara. Meritatissimo. Ha perso un'occasione per stare zitto anche cinguettando su Twitter Gianluca Vialli, perché poteva anche evitarsi il complimento a Zeman. Dopo 20 anni ha ottenuto un'altra promozione. È stato poco carino, da tutti i giornali ripreso, anche tra l'altro con 2 errori grammaticali gravissimi nella twittata, scusa, non so se è il termine giusto, nella cinguettata, dicendola in italiano, su Twitter. Davvero ha perso il tempo, anche perché Vialli, ricordiamo, faceva parte di quella Juventus criticata giustamente da Zeman e condannata per l'opera. Domenica non è stata una giornata felice per gli juventini. Un po', diciamo così, i muscoli di Vialli del Piero. Ma perché c'è stata anche una sentenza? Veramente c'è tanto da pensare. No, c'è stata una sentenza proprio. Sentenza giuridica che poi non ha portato a effetti
calcistici. Prescrizione anche in quel caso. Prescrizione, davvero assurdo. Comunque lasciamo stare. Torniamo alla classifica di Serie B. Vi dicevo, Sassuolo e Verona 76. Sassuolo e Verona 77, Verona e Varese 68, Sampdoria 67. Di queste quattro chi va in Serie A? La Sampdoria prima. No, io no, dico potrebbe esserci tra Verona e Sampdoria. No. Anche perché voglio andare a Verona un'altra volta. Allora, anch'io magari. Io penso che Verona e Sassuolo. La birra me la porto io. Verona e Sassuolo meritano di più della Sampdoria come stagione. Sì, Verona e Sassuolo meritano di più. Sì, vabbè, però la Sampdoria io credo. No, io dico come stagione, poi è chiaro che la partita può succedere tutto, la Sampdoria è una squadra prestigiosa e blasonata. Però a mio avviso meritano di più il Sassuolo e il Verona della Sampdoria, perché non ha fatto un grande campionato, onestamente, la Sampdoria. Non salisse mai in Serie, anzi spero che l'anno prossimo. Ma certo, però stiamo parlando di chi merita tra le tre, onestamente è la meno, diciamo, quello che merita di meno la Sampdoria come campionato. È quello che ha fatto nel giro di andata, nel ritorno si è ripresa un po'. Comunque bisogna stare attenti soprattutto al Verona, secondo me, perché giocando in casa ha un fattore casalingo pazzesco il Verona, perché davvero è la squadra che insieme a Torino ha ottenuto più punti di tutte in casa, e tra l'altro è ancora in serie positiva notevole, se non sbaglio 12 vittorie su 13 nelle ultime 13 gare disputate. Poi la classifica continua così, andiamo nella zona nostra: Padova 63, Juve Stabia e Brescia 57. Vi dicevo di questo, ma di questa ma sei sicuro che conta i confronti diretti e non la differenza di generale? No, sono confronti diretti. Anche per la griglia normale, per sì, poi la differenza reti in un secondo momento. Quindi secondo me Regina 55, attenzione, perché è importante per la Juve Stabia restare davanti alla Regina, perché sarebbe la Regina del Sud la Juve Stabia, scusate il gioco di parole. Con una G. Regina con una G. Rispetto alla Regina con due G calabresi dei 55 punti. Modena 51, poi scorriamo la classifica: Crotone, Grosseto 49, Cittadella 48, sono salve. Non è ancora salvo matematicamente, anche se le manca un punticino, al Bari 47 punti, perché è pari anche nello scontro di non è ancora sicuro che si facciano i playout, dipende sempre dai risultati. Non è ancora sicuro, però sembra abbastanza certo, perché l'Ascoli è probabile, 46, ecco, probabile. Livorno 45, Empoli 44, il Vicenza 41 e la Nocerina 40. Nocerina che in questo momento, anche vincendo a Pescara, potrebbe essere retrocessa se il Vicenza battesse la Regina in trasferta. Sono due sfide difficili in trasferta in genere queste, però con la situazione dell'ultima giornata cambia un po' tutto. Cioè, West Sabia c'è il vantaggio di giocare dopo la gara del Brescia, che mi pare è alle 15, quindi già sappiamo il risultato di Crotone. E ricordiamo anche la prossima giornata, sì, prima di andare in finale di trasmissione. Crotone e Brescia si gioca alle 15, poi ancora alle 18 si giocano Juve Stabia Sassuolo in diretta su Radio Stereo 5 a partire dalle 17:45, Modena Verona e la terza partita è Varese Sampdoria. Tutte le altre alle 20:45 abbiamo l'Effe Torino, Bari Gubbio, Empoli Cittadella, Livorno Grosseto, Padova Ascoli e Regina Vicenza. Quindi queste le partite dell'ultimo turno del campionato di Serie B, che si giocano tutte il 27 maggio, divise in tronconi, perché oramai ci sono delle cose ben definite, quindi come è successo anche in Serie A sono state divise in tronconi per favorire anche dirette televisive e compagnia cantando. E allora, come finisce Juve Stabia Sassuolo? Siamo alle 20:34, quindi abbiamo poco tempo per dire altro, quindi 20:34, come finisce Juve Stabia Sassuolo? Per il mercato ci sarà la trasmissione della settimana prossima, dove parleremo un po' di tutto quello che ha portato concerne. Bene, lo dico io, ha portato bene, come dissi anche a Cittadella, 4-3 per la Juve Stabia, quindi finisce 1-0. L'importante è che si vince. Giovanni? No, io credo che ci sia la vittoria finale. Quest'abbia finirà in bellezza, sfatiamo questo alto tabù e ci prepariamo al mercato nel migliore dei modi. Credo che un 2-1 è alla portata della Quest'abbia. Io credo che dobbiamo vincere, poi Sansone gioca. Sì, risultato. Dovrebbe. Ma muoiono da no, perché c'è questa sfida nella sfida tra lui e Sau per la piazza d'onore, per i bomber. È pure interessante, come diciamo, tema della partita. Ricordiamo che la partita è ancora più difficile, perché la terza in classifica ha il fattore campo a disposizione. Sì, Sassuolo, sì. Non so quanto le interessi il fattore campo, visto che Modena non è tanto fattore campo di Sassuolo. Però il Sassuolo col Verona ha lo scontro diretto favorevole, e quindi vincendo a Castellammare è sicuro. Ma loro vengono del terzo qua, posto, loro vengono qui. Chiaramente vuole venire a vincere il Sassuolo, la Juve Stabia renderà Pariglia. Quindi Sansone giocherà. Però bisogna vedere, Mario, la scelta che fanno le squadre. Il Sassuolo
la scelta che perché potrebbero scegliere un avversario, se Sassuolo fa il terzo posto prende la Samp. E a quel punto gioca due partite in trasferta. Non essere conveniente invece fare il quarto posto, prendere invece il Varese potrebbe essere un vantaggio, ma dipende anche dalla sfida, chiaramente. Varese-Sampdoria, questa è la semifinale, che poi se la superi e vince poi la terza, hai il fattore campo al contrario, ti giochi la partita di ritorno. Bisogna verificare. Vedremo dopo la partita di sabato sera. È davvero tutto. Mario Di Capua, Giovanni Donnarumma, Gianfranco Piccirillo, Bruno Di Martino. Vi ringraziano. Un ringraziamento particolare a Mario Vollono, Antonio Vollono e Stanislao di vivicentro.org, ad Angelo Mirante di Juve Stabia Live, di video della Juve Stabia. Un saluto a Romano Farricillo. Peppe Amore, certo. E a tutta la sua Juve Stabia Live. Io voglio completare anche con Fabio Piccirillo. È anticipato, però. Un attimo, con Fabio Piccirillo. Gennaro Manzo, Giovanni Zannino, davvero tutti coloro che quest'anno ci hanno dato una grande mano. È davvero tutto, linea che torna alla regia. Vi ricordo gli appuntamenti settimanali: domani e sabato ci sono due sfide di basket interessanti, Pistoia Scafati, gara 1 e gara 2 in diretta su Radio Serie 5, ore 20:45. Sabato alle 17:45 dal Menti, alle 20:45 ci sarà gara 2. Quindi è davvero tutto, linea che torna definitivamente alla regia.